Semiotica. Cos'è una parolaccia? E perché è importante per gli attori? Scopriamolo in questo nuovo video. La gente cerca i segni, segue i segni, ha bisogno dei segni. Ci si identifica, ci si imita, ci si culla. No, insomma, i segni sono iconografici, sono tutto praticamente nello storytelling e dunque oggi parliamo di semiotica. La semiotica dal greco semios, alias segno, nonché la disciplina che studia i segni, ma questa è un'accezione un po' antica. Per farla semplice, non puoi esprimerti senza muovere dei muscoli. Sarebbe praticamente pressoché impossibile. Il concetto viene associato a un gesto, questa è una cosa risaputa. Poi per noi italiani, che siamo il mejor di questa cosa qua, di questo aspetto, perché gesticoliamo una cifra, per esempio. Non ho detto nulla, ma ho fatto un gesto iconografico e indipendentemente dalla lingua che sto parlando, lo capiranno in tutto il mondo. Il silenzio. Perché è importante per un attore, per un regista, per uno sceneggiatore che immagina una storia e scrive i dialoghi per quella storia? Immagina però anche cosa? Dei movimenti, quindi delle scene in cui vi è il detto e il non detto, ma che non lascia, che lascia libero spazio allo spettatore di interpretare. Quindi attraverso quei gesti lo spettatore può interpretare, immaginare, farsi anche una sua storia, no? Ed essere in qualche modo anche il protagonista all'interno dello storytelling. Eco diceva che che si può usare la semiotica per mentire, ma ciò quindi metterebbe in discussione allora il fatto di conoscerla per applicarla all'interno del cinema, perché il cinema deve essere verità e questa è una cosa risaputa. E allora come sbrogliamo questa matassa? Beh, è fondamentale gestire e controllare il nostro corpo, ma sicuramente non comportarci come dei robot, no? In maniera robotica, sarebbe innaturale. Ve lo immaginate? Cioè dei gesti meccanici? No, vabbè, tutt'altro. Bisogna piuttosto esserne consapevoli di comunicare un messaggio attraverso i gesti. E il messaggio si esplica, non soltanto attraverso le parole, ma si comunica anche attraverso il linguaggio non verbale. Vabbè, naturalmente più lo conosci e meglio lo esprimi, questo viene da sé come qualsiasi tipo di disciplina o conoscenza, quindi avere consapevolezza, conoscerla e applicarla. Facciamo qualche esempio. Se chiudo le braccia e accavallo le gambe, tutti sappiamo che indica una chiusura nella comunicazione, ma se nel frattempo sgrano gli occhi e mi avvicino con il busto, sto ingannando il gesto precedente, no? Perché in realtà sto mostrando all'interlocutore che voglio fargli credere che la cosa non mi interessa, ma altri gesti inconsapevoli del nostro corpo esprimono poi tutt'altro. Ecco perché comunque ci sono gesti consapevoli e altri inconsapevoli. O per esempio, facciamo un altro esempio, se ad un sentimento di rabbia associamo un pugno chiuso e se questo gesto noi lo esercitiamo facendolo spesso, quando dovrò associare ad una scena di rabbia un sentimento di rabbia, a lungo andare, quindi perché comunque ho esercitato facendo questa associazione, associerò in automatico quel gesto a quell'emozione. E quindi che cosa succede? Che una volta che è consolidato quel gesto, non avrò più bisogno di dover tirare in ballo l'emozione, il ricordo, ma sarà più veloce questa operazione al fine di preparare al meglio la scena in tempi più brevi. Quindi la stessa cosa anche per la gioia, per la malinconia, quindi emozioni alle quali avrò associato un gesto propedeutico. In sostanza, conoscere i gesti, i segni, ti permetterà di lavorare con maggiore facilità con le emozioni, quindi fermo restando che quel gesto non dovrà essere imposto in maniera meccanica, ma molto fluido e in armonia con i micromovimenti che sono involontari, appunto. Ma seppur, come appunto vi ho detto sopra, sono quasi impercettibili quelli involontari, no? Ma si connettono a quelli volontari e danno maggiore verità. Ecco perché è importante conoscere e saper usare questa disciplina anche nel settore del cinema. Questi sono soltanto alcuni, naturalmente, dei segni importanti da conoscere, ma se volete un altro video su questo argomento, fatemelo sapere con un like o con un commento,
proprio qui sotto, sì, qui sotto. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Vi aspetto al prossimo video. Ciao! Thank you.